Il canale dei mulini risale all'alto medioevo, quando intorno alla città vengono regolarizzate le acque che scorrevano nei campi. Probabilmente una parte dell'opera è dovuta ai monaci di Santa Maria in Regola, però non sappiamo realmente chi l'abbia edificato. Il suo primo nome è Canale d'Imola, perché appunto è semplicemente un canale intorno alla città e ha una funzione fluviale, serve per trasportare le merci. Da quando nel XII secolo diventa invece il motore di tutti i mulini che man mano vengono costruiti, il suo nome si trasforma nell'uso in Canale dei Mulini ed è il nome che poi ha mantenuto fino ad oggi. Se vogliamo pensare a un edificio che tutti noi conosciamo bene, la Rocca, il fossato della Rocca nei momenti di necessità, non sempre, ma quando era necessario, poteva venire allagato con l'acqua del canale. Quindi penso che la Rocca sia il monumento principale che si lega al canale. A seconda della natura del canale e anche della natura del territorio, questi canali hanno degli utilizzi diversi. A Bologna la funzione è prevalentemente navigabile, Imola invece, quando la funzione navigabile viene meno, si inventa in qualche modo di utilizzare il canale come forza motrice di pale. Pale che alimentano poi mulini più diversi, quindi a Imola abbiamo mulini, quelli che per noi sono i mulini tradizionali, cioè che macinano grano, ma abbiamo anche pile da riso, abbiamo gualchiere, abbiamo magli, quindi martelli, abbiamo seghe, il mulino della sega. La particolarità di Imola è l'utilizzo di quest'acqua per movimentare, per muovere le macine. La mia ricerca parla nel dettaglio soprattutto dei mulini, esclusivamente dei mulini. Per me il canale era solo un tramite per raggiungere appunto i mulini. Ho trovato dei documenti e li ho ritenuti interessanti, li ho guardati, poi ho deciso di approfondire la ricerca. I primi documenti li ho trovati nella BIM, nell'archivio storico, nella nostra biblioteca, gli altri li ho trovati nell'archivio del canale dei mulini. Poi come completamento li ho trovati nell'archivio di Stato. Poi ci sono alcune cose anche curiose, come la gatta dei mugnai, che è una maniera furba che hanno i mugnai per truffare sulla farina. Nella novella 199 racconta la vicenda di Bozzolo, che è il mugnaio del mulino degli Angetti. Un gentiluomo fiorentino, che è Biancozzo de Nerli, aveva mandato più volte a macinare nel suo mulino, però tutte le volte ritornava meno farina di quello che doveva essere. Per l'ennesima volta, quando porta la farina, stavolta la fa accompagnare da un servo, un utino, e gli si raccomanda di rimanere davanti alla macina per tutto il tempo che durava il lavoro. Il mugnaio non può fare i suoi comodi e a un certo punto decide, ordinandolo a gran voce, di mettere il guinzaglio alla sua gatta, che voleva andare a pescare, e si incammina verso il fiume. Il servo, molto curioso, lo segue, dopodiché chi rimaneva nel mulino poteva fare i suoi comodi. Il Consorzio Utenti del Canale dei Mulini di Imola e Massa Lombarda è un ente che riunisce circa 350 aziende agricole, 12 mulini, 2 comuni e ERA. L'acqua che viene utilizzata dalle aziende agricole ad uso irriguo verrebbe o dovrebbe venire utilizzata dai mulini ad uso molitorio. È rimasto un unico mulino che ancora potrebbe utilizzarla a sua scelta. ERA che riempie, insieme al canale Emiliano Romagnolo, i bacini industriali di Bubano. C'è una piccola centrale elettrica alla diga che fa uso dell'acqua. Poi ci sono gli usi un po' più tradizionali, ormai molto superati, che sono i lavatoi. A Massa Lombarda però c'è ancora un bel lavatoio operativo. Una volta c'erano i maceri per la canapa, adesso se ne trova ancora uno restaurato lungo la Lughese e altre. E chi lungo il percorso può aver bisogno dell'acqua. Ecco.
Nel merito dell'archivio direi che sicuramente il pezzo più significativo è la mappa nostra, di nostra proprietà storica, che risale al 1704-1705. La visita guidata al canale si svolge principalmente partendo da dove parte il canale e quindi dobbiamo risalire il corso del fiume Santerno e arrivare a Codrignano, la località subito sopra Fabbrica e in particolare in Via del Santo, dove c'è appunto la casa di guardia e abitata dal signor Luciano e dove in una pescaia che già da lungo tempo è stata dedicata a questo ha origine il canale dei mulini e quindi è una derivazione del fiume Santerno. Una delle parti più interessanti del canale è proprio quella in cui siamo adesso. Qui siamo alle serraglie di Santa Cristina ed è il punto in cui il canale si divide e dà come un abbraccio alla città di Imola. Può sembrare un po' romantica come affermazione, ma è proprio così. E quindi dopo svariati chilometri, arrivati proprio alle porte della nostra città, si ha questo punto, questa piccola casetta che tanti si chiedono appunto a che cosa serva e che in realtà appunto contiene le paratoie che danno acqua a un ramo o all'altro della città. E questo punto è uno di quelli più interessanti a parere mio, non solo perché innanzitutto si vedeva l'alternarsi delle varie giornate in cui il canale veniva, nel quale veniva data acqua, quindi nei giorni pari da un lato e nei giorni dispari dall'altro, ma era anche il punto in cui venivano le lavandaie a lavare i panni. Ci sono ancora le tettoie che riparavano le donne in caso appunto di grande sole o di pioggia, ci sono ancora i gradini alle mie spalle che permettevano alle donne di andare a raccogliere l'acqua ed è una piccola area verde in mezzo a parcheggi, in mezzo al rumore, in mezzo alla modernità di oggi. È come tutte le volte che vengo qui, è come se si facesse un po' un salto indietro di 50 anni. Sono il custode della casa di guardia e il guardiano del canale dei mulini. Custode della casa di guardia perché ho la dimora là sopra, che ho la regolamentazione dell'acqua, e il guardiano del canale perché è un tratto di canale da seguire. Come guardiano del canale ho l'immissione dell'acqua, la levata dell'acqua, controllo le irrigazioni, controllo che non ci siano inquinamenti, sversamenti e non ci siano furti dell'acqua. La casa di guardia esiste da quando è stata costruita la prima diga, parliamo di 1860 circa. Capita ogni tanto che ci siano dei temporali o delle piene improvvise. Quando capitano queste cose bisogna togliere immediatamente l'acqua del canale. Altri casi che può essere tolta immediatamente l'acqua in caso di incidente stradale con una macchina che va nel canale, casi di inquinamento, un camion capitato, anche un camion che si era rovesciato con dentro del gasolio, allora è stato chiuso immediatamente il canale per evitare che l'acqua inquinata vada a finire i bacini di Bubano. Poi un altro lavoro che veniva fatto sempre alla casa di guardia è che dopo ogni piena, parliamo degli anni in cui c'era la ghiaia, la parte diciamo monte della diga si riempiva di ghiaia, allora serviva dopo togliere questa ghiaia per riuscire a fare la pescaia, che era la pescaia, che era il bacino che manteneva la quantità di acqua sufficiente per alimentare il canale. Allora ci sono due sghiaiatori nella casa di guardia che sono posti proprio sotto la casa, che venivano aperti, scaricava tutta l'acqua del Santerno, insieme all'acqua scaricava anche la ghiaia. Una volta che si era pulita la parte di sopra, veniva richiuso, veniva riaperto il canale e poi dopo riprendeva il flusso dell'acqua regolare. Ieri sera mi hanno telefonato che volevano più acqua nel ramo di destra e noi gliela diamo. Meno
male che ho avuto l'idea di far mettere questi motori elettrici, che si fa molto meno fatica. Quello prima di me si doveva fare tutti i giorni a mano. Aprire il ramo destro, chiudere il ramo sinistro, aprire il ramo destro, chiudere il ramo sinistro. Per far macinare tutti i mulini. Adesso i mulini non ce n'è più. E chiudiamo un po' il ramo sinistro. Così dovrebbe andare bene adesso. Controlliamo un attimo. Di qua è diminuita. E di qua è aumentata, va benissimo.